La stagione interista alla Meazza, flebili le residue speranze d'Europa. Osservato speciale Maurito Icardi alla caccia della tripletta per scalzare Toni dal trono di re dei bomber. Squalificato D'Ambrosio, in difesa c'è Felipe, svincolato dal Parma. Mancini conferma il 4-3-1-2. L'Empoli, un punto delle ultime tre partite, vuole salutare i suoi tifosi degnamente dopo la salvezza conquistata in anticipo grazie al gioco e alla saggezza di Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare la panchina toscana. 4-3-1-2 anche per l'Empoli, squalificato Maccarone, al suo posto Michelizzi, arbitra il signor D'Amato. La prima conclusione è di Nagatomo al sesto minuto. Vola, passi e mette in angolo. Ottimo riflesso. 20esimo, Brozovic molto attivo, va al tiro cross. Rugani anticipa Bassi e allontana la minaccia per l'Empoli. Al 21esimo Felipe esce infortunato dentro Santon, Nagatomo ritorna sulla corsia sinistra. 29esimo Nagatomo, il giapponese al cross, testa di Palacio, palla alta ma brivido per la difesa toscana. L'Inter preme, l'Empoli si limita a contenere. Al 33esimo sul tiro cross di Santon, Bassi respinge con i pugni. Un minuto dopo, sulla conclusione di Hernanes, palla vagante che finisce ad Icardi, il sinistro dell'argentino non sorprende Bassi. 38esimo minuto, azione in velocità dell'Inter, Palacio va via ad Usai, scarica al destro, grande risposta di Bassi, protagonista nel primo tempo per l'Empoli. Il tempo si chiude con il colpo di testa di Palacio sul cross di Brozovic, palla che sorvola la traversa di poco. L'avvio della ripresa è bruciante per l'Inter, lancio di Kovacic, Icardi scatta ed esterno, serve una palla d'oro a Palacio che sigla l'1-0, ottavo gol in campionato per l'ex genoano, da rivedere la rete. La squadra di Mancini preme sull'acceleratore all'ottavo, ancora un lancio illuminante di Kovacic, Icardi scatta, controlla e trafigge Bassi, è il 2-0, gol numero 21 in campionato per l'argentino, ma l'Empoli non si arrende. Rivediamo il gol di Icardi al 14esimo, Croce va alla conclusione, il rimpallo su Ranocchia e assist perfetto per Michelizzi che insacca porta vuota, 2-1. L'Empoli dunque al primo tiro della sua partita va a segno. L'Inter sbanda in difesa al 17esimo minuto, Verdi in profondità in area per Pucciarelli, l'inserimento vincente per il 2-2, quinto gol in campionato per l'attaccante dell'Empoli. Al 20esimo minuto Palacio vuole restituire il, qui rivediamo ancora il gol di Pucciarelli, eccolo qui Palacio che vuole restituire il favore a Icardi, ma l'ex Doriano si divora un'occasione clamorosa per il 3-2. L'Inter si rifà prontamente al 25esimo minuto sul cross di Santon, Icardi tocca ma al sinistro vincente è di Brozovic, 3-2, primo gol in nerazzurro per il giovane centrocampista croato, l'esultanza. Non è finita, al 32esimo minuto di gioco Palacio avvia l'azione, Hernanes la perfeziona per Icardi che porta a 4 le reti dell'Inter e raggiunge a quota 22 Toni in vetta alla classifica dei marcatori. Vuole la tripletta a tutti i costi Maurizio Icardi per staccare il rivale, ma al 38esimo si fa tradire dalla troppa voglia di segnare. Al 43esimo l'Empoli ancora a segno con Michelizzi, positiva la prova del georgiano, doppietta e sale a quota 4 tra i cannonieri. Dunque l'Inter batte 4-3 l'Empoli, la classifica dice che è fuori dall'Europa, ma chissà che i verdetti delle segreterie, per dirla con Mourinho, non la riportino dentro. L'Empoli ha staccato la spina nel primo tempo, ma il suo è un campionato comunque da incorniciare. È tutto da San Siro, la linea a Milano.